Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi è un po' un video straordinario in quanto mi è arrivato un bel paccone proveniente dal Cinemuseum. E quindi adesso andremo a vedere cosa contiene. Io so già ovviamente cosa c'è all'interno del pacco e voglio condividere con voi questo unboxing alla fine. Non vi farò vedere le edizioni nel particolare perché per ogni edizione che c'è in questo pacco farò un unboxing dettagliato e quindi andremo a vedere solo cosa contiene il pacco. Quindi vi apriremo il pacco e vi mostrerò cosa c'è al suo interno. Perfetto, ragazzi, detto questo, passiamo all'unboxing. Eccoci qua ragazzi, quindi bando alle ciance, prendiamo il taglierino e apriamo il pacco. Ok, andiamo a vedere cosa c'è. Come sempre, Cinemuseum fa degli imballi spaziali. Veramente, devo fare i complimenti alla Cinemuseum. Oppla! Allora, cosa abbiamo? Un pacchetto e due pacchetti. All'interno, come vedete, sempre bello pieno per evitare che le edizioni possano andare a sbattere e quindi rovinarsi. Ok, abbiamo dato una bella pulita. Allora, cominciamo col primo pacco. Anche qui super protetto, lo andiamo a srotolare e si intravede già cosa c'è. Ragazzi, si intravede già cosa c'è. Guardate quanto pluriball attorno a queste edizioni. Si intravede già. Eh sì, ragazzi, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Siamo, ragazzi, a visionare la One Click di The Mask. Devo dire che gli artwork erano belli, ma tenere questa edizione fra le mani, insomma, mette un po' i brividi. Artwork ancora più belli, visti dal vivo. Come vedete, l'edizione è questa è limitata a 500 copie, questa è la numero 48. Questa altra variante. Sempre limitata in 500 copie, sempre è la numero 48. E terza variante, anche questa limitata a 500 copie, e questa sempre la numero 48. Quindi finalmente è arrivata la CM Cult numero 4. Dico finalmente perché la attendevo con trepidazione, ma veramente hanno accorciato tantissimo i tempi e questa edizione è uscita veramente in un battibaleno. Come ho detto, non faccio unboxing, andiamo solo a vedere l'edizione.
solo cosa c'è. E qua cosa ci sarà, ragazzoli? Ok, cutter via. Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? E chi lo sa? Allora, mi è arrivata per la CMA13 Alita. Guardate che lenticolare veramente spaziale. Ok, edizione limitata a 400 copie, questa è la numero 300. Anche questa stupenda edizione, sono riuscito a recuperarla in extremis, ce n'era una disponibile e l'ho acquistato. Questo è il special gift inerente ad Alita. E adesso andiamo a vedere cosa c'è. Mi è arrivato la full slip di Joker CMA20, bellissimo artwork, stupendo artwork. Limitata a 500 copie e questa è la numero 334. Stupenda edizione. Sto aspettando anche la lenticolare. E questo è lo special gift. Perfetto ragazzi, caviamo tutto sto Luriball e niente. Io con questo ragazzi ho concluso questo breve video. Prima di salutarvi volevo dirvi che nei prossimi giorni caricherò il video unboxing di The Mask. Quindi attivate tutte le campanelle ragazzi e insomma a breve uscirà questo video. E, per le altre edizioni invece si dovrà attendere un pochino, insomma bisogna un po' che mi ritagli il tempo per fare i vari video, insomma per editarli e tutto il resto. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, è stato un video un po' così insomma non pensato, non ragionato, mi è arrivato il pacco, insomma ho voluto fare questo video, ho voluto condividere con voi questo momento di estrema felicità. Perfetto ragazzi, io con questo vi saluto, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!